quarto e quinto. E adesso l'abilità dei paracadutisti nel centrare esattamente questa zona. Ciao, ci vediamo. Alla prossima. Ed eccomi nella loro discesa. Mi raccomando. Cioè vanno nella nuvola rossa. Sì, la vita sociale è intensissima stasera. No, in questo periodo sì. Bravo. Ma sei più rossa del sole, non lo so, perché è quella la nuvola lì oppure non so, qualche altra cosa. Quello rosso aveva il viso, no? No, io basta che sorrido e diventi rosso. Sì, tra le persone che stanno venendo giù c'è anche un tandem, ovvero sia un istruttore paracadutista che sta portando giù una persona che non ha fatto esperienza di lanci. Ma dove se ne va quello? Mo? E quindi ricordo a tutti voi, se in questo momento state provando emozione e volete provarne appena 10.000 volte in più, sappiate che potreste farlo, lancio un tandem con un istruttore qualificato, senza preparazione, senza alcuna preparazione specifica, se non il coraggio e l'audacia di decidere di farlo. Ogni tanto arriva qualche locandina lì, qualche, tutte lì. Allora io direi di mantenere la potenza degli applausi per quando toccheranno terra, adesso così c'è li facciamo sentire. Una mostra all'Aurum, però alle 6:30. Per la nostra emozione. Però vabbè. Adesso me la c'è in agenda completa. Ma ci casca addosso questo! Ci casca addosso! Ci casca addosso! Andiamo! Atterraggio perfetto! Da 2,5 km nel cielo! Oddio! Ed ecco che arriva il secondo! Che figata! Ed ecco che arriva il secondo, prepariamo un applauso! E via! Grande! Ecco il terzo! Grandioso, atterraggio perfetto! Questo dove se ne va questo? Ed ecco che ci accingiamo a vedere anche il terzo atterraggio, il terzo impavido paracadutista. Dove se ne va? Ce l'ha fatta. Ed ecco l'atterraggio del terzo paracadutista, grandissimo. Vi ricordo che nel frattempo l'aereo sta continuando a ruotare, ovvero sia si sta alzando ancora di più in quota. Quella parte più difficile è riuscire a scendere non beccarci, spezzarsi le gambe, spaccarsi le gambe. Se altri due sono un po' in ritardo. Chi è che ha 30.000 lanci? È uno degli istruttori in tandem. Ma si butta anche lui, no? Si è già buttato al primo che era in due. Ed ecco altri altre uscite dell'aereo sopra di noi. Aereo e due puntini neri. Quello è il tandem. C'è ancora questo che rischia. Mentre direi di accogliere con un altro applauso quest'altro grande atterraggio di paracadute. Grande! Bravo! Vivo a Campobasso. Via Campobasso che sarebbe vicino alla Ed ecco che ci prepariamo al quinto atterraggio del primo lancio. Paracadute giallo. E direi anche in questo caso di accogliere con un grande applauso questo quinto atterraggio. Bravo, grazie. E nel frattempo dal cielo continuano a scendere, no? Ricordate cosa vi ho detto, l'aereo una volta lasciati i primi 5 che sono appena atterrati è andato ancora più su per lasciare altri paracadutisti, quelli che adesso vedete che stanno scendendo. Tra loro anche il tandem. Nel frattempo potete vedere l'aereo che si sta dirigendo verso l'aeroporto di Pescara. Infatti questo aereo adesso andrà a caricare altri 10 paracadutisti, tutti pescaresi, e poi tornerà qui davanti a noi, sopra di noi, per effettuare altri lanci.
tenendo adesso, se mi dicono correttamente, è di Maria Donata. Dove va a finire? E voilà, grandissima! Ed ecco il secondo atterraggio dei secondi lanci. Ed ecco l'effettuato, un applauso anche per questo atterraggio. Io mi sono laureato con la tesi in procedura penale. L'ho abbandonato. Subito dopo la laurea. Mi piace, solamente che io l'ho fatto giù, perché sono originario giù. E dovevo andare con il professore. Però l'atterraggio che sta avvenendo adesso mi dicono essere quello di Franco Feltrini, di cui vi ho accennato prima. Stiamo parlando di un istruttore di paracadutismo che ha alle spalle appena 30.000 lanci. Grande, grazie! Franco Feltrini, oltre 30.000 lanci. E in alto sopra di noi l'ultimo paracadute rimasto aperto per il momento è il tandem di cui vi accennavo, non più ben definito, quindi per chi di voi è abbastanza vista, ma in realtà, cioè i miei sono in alto, ma più, in modo più fluido, un po' più morbido, e tra breve sarà più chiaro notare che sotto quel paracadute ci sono due persone e non solo una. Poi qui a Pescara mi dicono che sei romano. La cosa bella che... L'intera manifestazione, ripeto, sarà trasmessa per intero giovedì 4 ottobre alle 20.45 su Telesirio, programma 16 del Digitale Terrestre. Bellissimo sintomo di libertà, perché non là non sei più di là, stai qua e non sei di qua, sei più spensierato. Quando andavo a Roma ero qua, meno male, mi sento partecipe della cosa. Ed ecco, quindi, faccio parte del meccanismo. Città, molto gradualmente. Poi possiamo notare, rispetto agli altri lanci, dato che c'è un istruttore che sta accompagnando quella persona che si lancia per la prima volta, possiamo vedere che questo paracadute verde porta a terra non una, ma due persone. Dietro l'istruttore, davanti l'impavida che si è prestata. Grazie, bravi! Bravi! Di noi, e sta arrivando. Ed è in particolare il generale Prozzi. Per fortuna non sono stato una volta. Invece sai che ho fatto? Perché sono dunque questa prima tranche di lanci vedremo quattro paracadutisti. Il primo che sta arrivando è il generale Prozzi, poi ci sarà Ennio Piscione, poi ancora Sergio Cardinale e infine Stelio Veritis. Questo per i primi lanci da 2500 metri. Dopodiché l'aereo poterà ancora di più, arriverà a ben 3300 metri e da lì si lanceranno altri 6 paracadutisti. Vittorio Martelli, Marco Di Giovanni, Roberto Caratella, Ivan Bonanni, capitano della Tevere, Pizzano Di Girolamo e Moreno Pulcini. Nel frattempo, sopra il generale, vediamo altri puntini, no? Sono altri in loro che sono lanciati. 1, 2, 3. Quindi tutti e quattro paracadutisti di questo primo lancio dalla
galera da Remobile, ricordate che Pescara sono fuori da Remobile, stanno arrivando, ed è il primo, no? Con paracadute da Pinto. Sopra di lui, in alto, l'aereo che continua a potare e andare ancora più su. Quello che sta arrivando, se non vado errato, dovrebbe essere il generale Trozzi. E hanno conferma, ecco quindi il generale Trozzi che sta arrivando. Se siete d'accordo, di accogliere con un grande applauso il generale Trozzi. Bravo Trozzi! Bravo, grazie! Questo forse bisogna partire a tale. Perché magari l'arso è anche non è esatto, no? È il fiato di un istruttore, ed ecco il secondo paracadutista, dovrebbe essere Elio Piscione. Vedete, conferma? L'hai sentito Elio Piscione, l'hai sentito? Atterraggio grande. Ma partite, ragazzi, che uno avessi punta dal paracadutista, dal paracadutista che ed ecco che pian piano arrivano anche gli altri due, quindi sta per toccare terra Sergio Cardinale e a seguire Stelio Venitis. Sono dedicati a Sergio Cardinale, applauso anche per loro, bravi, grazie. Fumogeni, fumogeni, ecco fumogeni, quindi vuol dire che sono in caduta libera e sono stati effettuati gli altri lanci da 3300 metri. Ed ecco il tricolore dell'Italia, un fumogeno a testa per tre dei paracadutisti, fumogeno bianco per Antonio Nardelli, fumogeno verde per Marco Di Giovanni. Probabilmente Ivan dovrebbe avere, Ivan Bonanni, capitano della Formula, dovrebbe avere il fumogeno rosso. Dovrebbe. E quindi la scia di colori bianco, rosso, verde gli ha dato un'idea della velocità di caduta libera prima che il paracadute si apra. In questa fase invece il paracadute aperto stanno chiaramente seguendo l'iter in discesa e anche loro quindi atterreranno qui davanti a noi allo stadio del mare di Pescara. Quando il paracadute si apre tipo di ginocchiatore che è spiegato, non è che te lo va, lo spedisce mai. È quello che sto provando, non è che facile. Io invece conosco un pastore tedesco perché è vecchio. E dunque secondo la progressione prevista dal programma, quello che tra brevissimo arriverà a terra, no? Correndo con sotto la caduta, non sempre, però dovrebbe essere Antonio Nardelli. Allora mi comunico in diretta l'ordine d'arrivo, perché chiaramente la fase di discesa con paracadute. Marco Di Giovanni, primo atterraggio del secondo gruppo, applauso per Marco. Secondo atterraggio di Ivan Bonanni, capitano della Folgore, bravo, grazie. Ed ecco Antonio Nardelli, atterraggio per Antonio Nardelli, bravo, grazie. E poi Tiziano Di Girolamo. Ne mancano due. Tiziano, no. Era caduto azzurro che a terra, mi dite il nome. Tiziano Ferro.
A terra nell'acqua. Ci vediamo. Ciao, ciao. Buona serata. Anche a te, è stato un piacere. Applauso anche per noi due. Oh, tesoro, io me ne vado. Ho finito di fare.